Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi, come leggete dal titolo, è l'ora di fare un resoconto dei libri letti a dicembre. A dicembre ho letto 3 libri e sono già tanti per il tempo che ho avuto, perché obiettivamente ho lavorato tanto, anche perché ora... Io ragazzi ci stavo pensando, la maggior parte dei booktuber italiani che io seguo non lavorano, ecco perché riescono a leggere 2 miliardi di libri al mese, perché obiettivamente lavorare 8 ore al giorno, o se non di più, un po' di tempo te lo togli alla lettura, ma giusto un pochino, mentre la maggior parte di quelli che seguo studiano, e io ho studiato anch'io, l'ho fatta anche all'università, quindi lo so che c'è un po' più tempo, e quindi niente, alla fine mi accontento di aver letto 3 libri, perché come sapete ho lavorato in 2 posti contemporaneamente, sia al negozio che fuori casa, mi sono data da fare a dicembre. Ok, allora, il primo libro che ho letto non ce l'ho con me perché l'ho restituito alla mia mamma che me l'aveva prestato, ed è... Il bambino in cima alla montagna, ragazzi, io ve lo lascio perché il titolo non me lo ricordo mai. Comunque, fatto sta che questo è scritto dallo stesso autore che ha scritto Il bambino col pigiama a righe, ed è la storia di un ragazzino che vive in Francia, ma è figlio di la mamma francese e il padre tedesco. Il padre ha combattuto nella prima guerra mondiale e ne è rimasto gravemente turbato a livello psicologico, quindi non sopravvive. E la madre, dopo pochi anni, purtroppo si ammala e muore, ecco, lui rimane orfano, non può rimanere presso la famiglia di ebrei vicini di casa perché loro non possono permettersi di appunto dare asilo ad un bambino, e quindi lui verrà insomma trasferito prima in un orfanotrofio e poi verrà preso verrà preso in da una zia, o comunque una lontana parente, una lontana zia, che vive in Germania. Questa zia, il caso vuole che sia una delle domestiche della casa di una delle case di Adolf Hitler. Quindi noi ben presto scopriamo che il bambino andrà ad abitare proprio nella casa di Adolf Hitler, che periodicamente si recherà in questa casa e che entrerà in contatto con questo ragazzo e troverà in questo bambino qualcosa di speciale, qualcosa che lo stimola particolarmente, e quindi deciderà di prenderlo un po' sotto la sua ala. Abbiamo quindi una descrizione da una parte di una cellula interna alla casa che vuole disfarsi di quest'uomo. E dall'altra abbiamo invece un bambino che viene cresciuto secondo i dettami del regime, che poi, come sapete, insomma, cresceva i bambini fin da piccoli, cercando non soltanto di inculcargli ciò che il regime voleva, ma soprattutto di farli vivere in una maniera molto regolare, molto inquadrata, e che insomma li permettesse, ecco, di controllarli meglio. Quindi abbiamo durante tutta la storia del libro abbiamo questi due poli che si confrontano, e soprattutto vediamo come lavora la mente di questo ragazzino, che poi all'inizio è un bambino, poi arriva fino a più o meno all'adolescenza, e come, ecco, queste due opinioni, questi due poli si incontrano nella sua mente, e in vari periodi della sua vita che cosa lui deciderà sia giusto per se stesso. Il libro, secondo me, è l'ideale come lettura per le scuole medie, perché ovviamente non è una storia vera, non è che insomma si basa sui racconti di un bambino che effettivamente ha vissuto da Adolf Hitler. Oltretutto la scrittura è veramente molto semplice, molto lineare, i pensieri sono espressi in maniera molto chiara, e soprattutto ci sono anche delle metafore. Io dico, per esempio, il fatto che Adolf Hitler adorasse il suo cane perché era di razza, e dica proprio al ragazzo che il suo cane, che era un bastardino, sicuramente non valeva quanto il suo, che era di razza. Ecco, magari Adolf Hitler non aveva avuto questo tipo di pensiero così un po' anche sempliciotto, però serve per far capire il concetto, cioè il fatto che lui ritenesse una razza superiore una razza inferiore.
Fatto sta, ecco, che appunto è scritto in una maniera veramente molto semplice, molto chiara, e io la consiglierei come lettura alle medie, perché fa veramente riflettere tanto. Non fa riflettere tanto soltanto sul fatto che su come, ecco, una mente libera e candida come quella di un bambino possa essere manipolata in maniera veramente semplice, ma allo stesso tempo fa anche riflettere sulle atrocità che Adolf Hitler e il suo regime e soprattutto la guerra hanno portato nella realtà quotidiana delle persone, nonostante noi non ci discostiamo mai da questa casa in cima alla montagna. Nonostante questo vediamo che l'orrore, la guerra, la vendetta, la morte arrivano anche lì sotto gli occhi di un ragazzo che non capisce se ha fatto la cosa giusta o la cosa sbagliata, perché all'apparenza sembra sbagliata, ma il suo grande mentore gli dice che è giusta e quindi lui non sa più cosa credere. Ci sono un paio di scene veramente forti che mi hanno colpita e mi hanno insomma fatta rimanere un po' così col respiro corto, perché sono veramente veramente forti, però secondo me necessarie, ecco, in questo genere di libro, perché sennò altrimenti la storia sarebbe risultata fin troppo banale o buonista, ecco. Allo stesso tempo io penso che oggi, come oggi, nelle scuole si tende a far leggere soltanto classici, e devo essere sincera, penso che sia una cosa chiara e palese a tutti: ai ragazzi i classici non piacciono la maggior parte delle volte, quindi perché non dedicare attenzione ad un libro scritto da un autore un po' più, magari un autore moderno, un autore vivo, ma che sa dare gli stessi insegnamenti che potremmo trarre da un libro di storia. Quindi niente, io l'ho apprezzato, mi è piaciuto molto il libro, mi è piaciuta la storia e vi consiglio di farlo leggere ai ragazzini, ecco, io lo consiglio ai più giovani perché effettivamente la scrittura è veramente molto semplice, quindi secondo me è proprio destinata a loro, e così mi ha detto la mia mamma che è scritto anche Il bambino col pigiama a righe, che io non ho letto ma ho visto soltanto il film. E niente, spero, fatemi sapere se l'avete letto e che cosa ne pensate. Il secondo libro che ho letto a dicembre è stato Il Natale di Poirot di Agatha Christie. Allora, come sapete, ve lo lascio nella i, il primo dicembre era uscito il video in cui parlavo di letture a tema natalizio, presentavo, se non erro, 5 libri, dei quali 3 li avevo già letti. Ecco, io mi sono messa in pari ed ho letto questo e un altro libro che dopo vi farò vedere, che erano gli ultimi 2 a tema natalizio che avevo proposto e che mi ero anche proposta di leggere durante queste vacanze. Allora, Il Natale di Poirot, classico giallo di Agatha Christie. Siamo in una casa dove un uomo anziano richiama tutta la sua famiglia, quindi ha numerosi figli, è un uomo molto ricco, chiama tutti i figli a raccolta per Natale. Che cosa succede? Succede che i figli però hanno... non tutti sono particolarmente affezionati al padre, perché per un motivo o per un altro negli anni si sono allontanati dalla famiglia e sono ancora presenti tra i fratelli e in famiglia dei fortissimi rancori, e in più si aggiungono anche un altro paio di personaggi che diciamo sono esterni alla famiglia vera e propria e che comunque sono invitati a trascorrere il Natale. Succede che quest'uomo, il giorno in cui dice di voler modificare il suo testamento, senza spiegare come e in quale maniera, tutti i fratelli quindi rimangono un po' interdetti con la paura di perdere dei soldi che gli spetterebbero alla morte del vecchio. Ecco, la sera in cui lui fa questa dichiarazione, poi si ritira in camera e viene ritrovato morto, perché si sente un grido, viene sfondata la porta e lui viene ritrovato morto, senza un'arma, comunque con la gola tagliata, c'è tantissimo sangue e la camera soprattutto era chiusa dall'interno e le finestre chiuse. E quindi ecco che entra in scena Hercule Poirot, che indagherà sui vari personaggi, le persone che sono presenti in casa, per scoprire chi sia l'assassino. Allora, io l'ho trovato, vabbè, ovviamente Agatha Christie è brava, è la maestra, diciamo, per eccellenza dei gialli, quindi non c'è molto da dire. Il libro ha tanti personaggi ed ero terrorizzata da non riuscire a distinguerli bene l'uno dall'altro, perché sono veramente tanti figli con le loro mogli, quindi non era semplice, avevo paura non fosse semplice, e invece non è stato così. Io mi sono resa perfettamente conto di chi fosse chi fin da subito. Questo vuol dire che insomma l'autrice li ha delineati bene, li ha descritti molto bene, e poi niente, ci sono tutti gli interrogatori e quindi le supposizioni che si ha
Poirot che gli altri commissari che indagano su questo omicidio fanno e si scambiano, e quindi noi cerchiamo di capire chi sia l'assassino. Allora, l'unica pecca che ho trovato, che a me non piace tanto, è quando all'inizio ci sono diversi dialoghi che riassumono la storia familiare, cioè dialoghi un po' forzati per far sapere al lettore chi siano i vari personaggi. Meglio se viene narrata, ecco, una cosa del genere, piuttosto che metterla in un dialogo improbabile. A me non piace tanto. Basta, per il resto chiaramente è, insomma, un bellissimo giallo. Inoltre, devo essere sincera, ero convinta di aver capito chi fosse l'assassino, tanto che pensavo, quando farò ne parlerò sul canale, ne parlerò male, perché dirò no, troppo scontato, l'avevo capito. E invece no, non l'avevo capito. E quindi niente, sfido anche voi a leggere il libro e cercare di capire chi sia l'assassino, anche se qui, devo essere sincera, è veramente veramente complicato. E so che alcuni di voi hanno letto questo libro dopo che io ne ho parlato nel video, quindi mi fa piacere. Se ci siete, fatemi sapere che cosa ne pensate. Infine, ultimo libro letto nel mese di dicembre è stato Canto di Natale di Charles Dickens. È terminato proprio il 30 dicembre, quindi ho proprio fatto a tempo per finire in bellezza l'anno. Allora, io ho letto Canto di Natale, mi ero proposta di leggerlo quest'anno assolutamente, perché è una storia che conosco bene, ma non avevo mai letto, quindi conoscevo soltanto il film. L'ho adorato. Charles Dickens scrive veramente veramente bene, le descrizioni sono fantastiche perché non sono soltanto dettagliate ma sono anche molto suggestive e piene di particolari che fanno capire perfettamente dove siamo, che cosa vediamo, quali sono gli odori, quali sono le sensazioni, il freddo, il caldo, eccetera. E tanto che pensavo fosse una lettura più per ragazzi, invece l'ho trovata veramente coinvolgente. La storia è fantastica, traspare chiaramente dalle parole dello scrittore una forte denuncia, non soltanto ecco al vivere il Natale in maniera superficiale, egoistica e attaccata al denaro, ecco, ma in realtà c'è anche una forte denuncia alla mancanza di possibilità mediche, quindi della sanità, ecco, carenze nella sanità per quanto riguarda i poveri, quindi una denuncia della povertà dell'epoca, una denuncia al lavoro minorile che viene descritto più di una volta, dato che anche i figli di Cratchit, che è diciamo l'impiegato di Ebenezer Scrooge, tutti lavorano per qualcuno nonostante siano praticamente dei bambini. Quindi io ci ho trovato molto di più di quello che si pensa, ecco, all'interno di questo libro. Si dà comunque una forte importanza chiaramente alla festa di Natale, a riscoprire quali siano i valori che il Natale porta con sé, quindi non soltanto lo scambio di doni, ma il fatto di riuscire a privarsi di qualcosa che noi abbiamo in abbondanza per aiutare chi non ha in abbondanza o chi proprio non ha, ecco. Quindi è un insegnamento che poi, ecco, in realtà Dickens riesce a trasportare all'interno di tutto l'anno, perché proprio al termine del libro viene detto che Ebenezer Scrooge seguì gli insegnamenti che erano stati dati dai tre fantasmi per tutto il resto della sua vita, quindi non soltanto per Natale. Chiaramente viene sottolineata l'importanza della famiglia, l'importanza dell'aiuto per il prossimo, del riconoscere quando il prossimo fa qualcosa per noi e saperlo ringraziare e saper apprezzare. E poi chiaramente c'è la fortissima, ovviamente questa è la cosa principale, denuncia all'attaccamento al denaro. Ecco, quindi io l'ho trovato splendido, mi sono segnata alcune frasi e niente, lo terrò per sempre nella mia libreria perché è veramente un'opera fantastica. E oltretutto devo dire che leggendo questo libro, e Christmas Carol, quello, il cartone animato, insomma, con il protagonista Jim Carrey, è veramente fedele al libro, molto molto fedele al libro, soprattutto nel rendere visivamente delle cose così fantastiche come fantasmi, specialmente il primo fantasma. Insomma, alla fine è veramente una cosa particolare questo essere che è sia giovane che vecchio, non si capisce se è un bambino, se si tratti di un vecchio, che abbia questa luce sulla testa e questo, non ricordo come si chiama, comunque quel piccolo cono che si mette sopra le candele per spengere la fiamma, ecco, lo tenga sotto al braccio per spengersi. Insomma, io leggendo la descrizione ho capito che effettivamente nel cartone animato era reso benissimo. Ci sono però c'è qualche scena in più in questo libro che mi ha, insomma, è carino anche leggere qualcosa in più rispetto alla storia che conosciamo tutti. E poi l'ultima cosa che devo dire è che secondo me si capisce più dal libro che dal film, il secondo fantasma rappresenta un po' Dio.
e perché benedice le varie persone che incontra, quindi chiaramente nel presente, perché lui è il fantasma dei Natali presenti. Dice di avere tanti fratelli, quindi di avere tanti dei tra virgolette, o comunque divinità che governano il mondo e che vengono pregate dalle persone, ma soprattutto è questo fatto della benedizione. Sinceramente l'ho trovato un elemento molto religioso, e alla fine secondo me non bisogna dimenticarci che il Natale alla fin fine è una festa cristiana cattolica, è una festa religiosa, quindi non dobbiamo mai distaccarci anche da questo, perché insomma alla fine è nata per questo, si festeggia la nascita di Gesù, ecco. Quindi niente, mi raccomando ragazzi, se non l'avete letto, anche se conoscete la storia, leggetelo, perché si legge in pochissimo tempo, però vi saprà incantare. Bene, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, fatemi sapere voi cosa avete letto durante il mese di dicembre, se le letture vi sono piaciute, se avete letto qualcosa di quello che ho letto io, la vostra opinione, insomma tutto quanto. E niente, noi ci vediamo prestissimo in un altro video, ciao!